Brez e il Giammuccia il de piccole frazion, Rivo e Salobile la prima razion, Po Arsio, Cernalese, Traversara, bei palazzi e glesie, na roba rara. Arsio ge la glesia de San Florian, sgiol visitar anciachela da steman. I santi Rocco e Antoni, in tel comune de Brez, is una glesia gotica che la geio d'Ampez. Poi ha fatto la glesia parrocchiale, moderna e granda, monumentale. La glesia de Cloz è proprio imponente, ge vuol visitarla l'en bel ambiente. C'è un'altra glesia, amico l'envia, che l'ha dedicata a Santa Maria. Tra le case, in mezzo al paese de Romal, si è giata una bella glesia, San Vidal. Pungiò, tra i buroni del Novella, spolgiatar una glesiota proprio bella. L'eremon San Blasi, poggia su un tencroz, al suo interno opere il genan broz. L'eremo di San Biagio sorge su un poderoso sperone di roccia che emerge tra aspri burroni dall'alveo del torrente Novella. Si tratta di un complesso di edifici eretti a partire dal XIII secolo, il cui nucleo più antico è costituito da una cappella romanica dedicata alla Beata Vergine Maria, con volte sorrette da 6 colonnine monolitiche. La chiesa propriamente detta, dedicata a San Biagio, è di impianto quattrocentesco, con successive modifiche. A lato della porta d'ingresso è visibile un affresco raffigurante San Cristoforo, protettore dei pellegrini. Il romitorio sorge sul lato meridionale del dosso. La prima notizia certa risale al 1307. In seguito la chiesa e i terreni agricoli circostanti vennero affidati a beneficiati laici o religiosi e infine a poveri eremiti. Nel 1593 l'eremo fu incorporato ai beni del seminario di Trento. Nel 1658 venne ceduto ai conti d'Arsio, che si incaricarono della sua manutenzione. Nel corso del XIX secolo venne convertito in casa colonica. A Cagnos de Volnare in San Valentin, anzai una pala del lampi in gioielin. Il paese de Revò trova un po' avanti, coi pradi sul Lac non sengiata tanti. La frazione de Tregiou sul Ripesciara la fa da scrigno a un'opera rara. La pala del lampi, tutta da mirar, dentro in San Maurizio, proprio sull'altar. Ma le casa campi al scrigno sta sponda, e ci la storia, credeme, la bonda. Scrigno dei usi e costumi della val, la mantenu che il fascino tale cal, che l'ageva fin dal 1600, e adesso le è diventata un monumento. Revò due bellissime iglesie al Polvantar, El Carmen e San Stefan, tutte da mirar. La chiesa di Santo Stefano di Revò, posta in centro all'abitato, a poca distanza dalla chiesa filiale della Madonna del Carmelo, è stata per diversi secoli sede della pieve omonima. La chiesa, la cui data di erezione non è certa, subì diversi rimaneggiamenti. Il più importante, che le fece acquisire forme simili a quelle odierne, avvenne nel corso del XVI secolo. Infatti, la data più antica che riscontriamo impressa nell'edificio è quella del 1519, incisa sopra l'arco ad ogiva del maestoso portale gotico d'accesso, strombato e coronato da guglie a rilievo. Tale data farebbe intuire la conclusione, almeno parziale, dei lavori di ricostruzione e che prenderemo come pretesto per celebrare, nel 2019, i 500 anni della Chiesa. L'interno della Chiesa è tra i più eleganti e sfarzosi in Val di Non, grazie sia alla ricchezza delle decorazioni parietali e della volta, sia alle forme e colori degli altari barocchi. A prestare la propria opera nelle decorazioni della volta fu all'inizio del XX secolo il pittore marchigiano Sigismondo Nardi. Quanto agli altari, vi è da dire, è certamente quello maggiore a conferire alla chiesa di Revò l'effetto migliore. Un'imponente costruzione in marmi policromi, con colonne tortili e pilastri, un ciborio tra i più pregiati, e una grande pala dedicata alla Santissima Trinità. Infine, come non ricordare che l'attuale elegante cornice della Cassa dell'Organo, opera barocca di Simone Lenner, era un tempo l'altare maggiore della chiesa. A Laurenie Provest todesci parla, le bei paesi na tonda agevol farla. La glesia de San Nicolò, mezza Provès, la urna la piazza de quel bel paese. Passata Castellaz, buomena Mostizzol, se zira a sinistra e se giata Varol. Na frazion solo a dia con un bel gioiel, che a nir dalla strada non se vet che quel. En Champanil Grand, con una glesia bella, che avanto della zona basterò schela.
Da Usina Varol c'è la frazione d'Esciana, con l'Immacolata, che geva una meridiana. Sant'Antoni le la glesia de Pregena, de d'Argeno Clada val propi la pena. A Lio c'è la bella glesia de San Martin, e messa la piazza propi in gioielin. E il Castel Lio, clama la Torresela, e il Gianalongia storia propi bela. I lo clama Palazza Liprandini, life and turn per chi palati fini. Edificai primi del 1100, intel Cinzento la subì mutamento, e col nostro rinascimento trentino, il la tira fuor ben luster de fino. Se ne mezza i monti le Maddalene, strabele di sta d'invern de neoplene. Le sconte dei tesori particolari, cime, bosci e polarsi a sarari. Monti e pradi da fiori squertadi, posti preziosi che i vari spetadi, da scalar con attenzione e furbizia, mancia in allegria e in amicizia. Spolnare avanti a Rumen Cabela Val, robe da veder sengiata mon con gial. Spol arrivar fino a Mion, Marcena, posti stupendi da plegiar la scena. Sun cima c'è Mocenigo, po' l'anza, e ci la natura vedigi la danza. A Rum c'è Naglesia, Santu Dalrico, de cazona al manufatto più antico. L'hai a corta inferiore a onor del vero, Naglesia de cui il santo il narò fiero. Tornando Andrè, seggiata Brese me Cis, paesi piccio i mabei, tutti lo dis. Cis è se poggia giun tra il Barnese e il Nos, e in la glesia de San Giorgio Nargeros. Il castel d'alta guardia ha già la fama de far goder del più bel panorama. L'el più out de tutti i castei trentini, a 1280, ornada pini. Bresem le fat da Baselga e Fontana, da Bevia e Bagni via la Naspana. Posseggiata anza tante belle attrazioni, poggiade giun le nossecante frazioni. Na seggeria veneziana e pon molin, e posseggiata an le terme io d'Ausin. Baselga, monumento nazionale, per tutti l'è una visita speciale. La Basilica di Bresimo si trova nella Val di Bresimo, a Baselga, ai piedi del gruppo delle Maddalene. Chiesa romanica di origine alto-medievale, nel 1335, venne ampliata in stile gotico con il contributo dei signori d'alta guardia. Si presenta con un portale di pregio e un notevole erosione a 12 petali. L'interno della chiesa è a navata unica, con tre campate a volte a crociera, rette da semicolonne. A sinistra dell'ingresso una scala chiocciola di 20 gradini di pietra, con ringhiera in ferro battuto, porta alla loggia della cantoria. Sul lato sinistro è murato un raro tabernacolo in pietra,
il cui timpano è decorato con uno scudo araldico vuoto, che potrebbe essere quello della famiglia Altaguardia. Nella nicchia, dietro la pala dell'altare maggiore, è conservata una statua lignea della Vergine Maria, detta Madonna dell'Acca, Madonna della Pioggia, ritenuta miracolosa. Interessante il reliquiario di legno del XV secolo, l'acqua santiera e il fonte battesimale. Di particolare interesse è il ciclo di affreschi in 18 riquadri ispirati alla Kleine Passion, Piccola Passione, di Albrecht Dürer, opera di pittori itineranti rinascimentali che si trova sulle pareti laterali della navata e sul parapetto della cantoria. Numerosi ex voto testimoniano la devozione popolare verso la Vergine Miracolosa di Baselga. Tornati a Mo sunt el pont de Mostizol, spolza par la strada per la Val de Sol. Per nare in Val de Non, sol tornare andré, se ciapa la strada e se passa al fae. E mezza la val, clesel se slargia for, paes che danaunia rappresenta il cor. La glesian paes, en gotico clesian, e che le chesata a pece maian, le scrigni d'arte che se vuol visitar, bei affresci, belle pale sull'autar. De San Vigili l'è la glesia de pez, la più antica de Cles, la geio d'Ampez. Con le altre frazioni, da Cialtrona a Dres, el se poggia sul lac con il Castel Cles, con le pitture che fa Capolino, che le del maestro Fogolino. Palazzo Assessoril con le so sale, e il garantis una visita speciale. Se resta io con la boccia d'averta, perché a zirarlo l'è tutta una scoperta. Le in palaz che le proprio in gioiellino, coi affresci del pittor Fogolino. Io è nato in vescovo importante, Bernardo Clesio, o maltisonante.
Bernardo II di Cles, meglio conosciuto come Bernardo Clesio, nato nel 1485 a Cles da una famiglia di nobili trentini, oltre che colto uomo di legge, fu abilissimo diplomatico. Vescovo di Trento dal 1514 al 1539, riuscì a ripristinare la sovranità principesca del Vescovado di Trento contro le pretese dei conti del Tirolo. Dopo essere stato consigliere aulico dell'imperatore Massimiliano I, contribuì all'elezione di Carlo V nel 1519. Fu inoltre gran cancelliere imperiale e a Vienna presidente del Consiglio Segreto. Infine, dal 1530, cardinale. Nel 1525, durante la rivolta dei contadini, Clesio si rifugiò nella Rocca di Riva, da dove tenne i contatti con Venezia e con Ferdinando d'Asburgo, che gli consigliò di ritornare a Trento. Nel 1528 fece pubblicare lo Statuto di Trento, che rimase in vigore fino al 1807. Amico di Erasmo da Rotterdam, Clesio promosse la diffusione della cultura e della civiltà umanistica e fece ristrutturare il Castello del Buon Consiglio. Il 10 agosto 1538, Papa Paolo III gli affidò l'amministrazione della diocesi di Bressanone e qui morì improvvisamente durante un banchetto, il 30 luglio 1539. Negli ultimi anni si adoperò per la realizzazione a Trento del Concilio. Importante la tavola clesiana, che la disce essendo stirpe romana, dell'imperator Claudio lesto edito, in document che le diventa mito, già ta propria Cles nel 1800, per tutti studiosi gran documento. Anza mecel già propi belle charte, do iglesie e in ciastel chi su già forarte. L'en bel ciastel, che il del paese de mecel, con una fila in finestre proprio in mucel, con 100 finestre il ciastel medieval e il già il stema dei firmian sor al portal. Bella San Lorenzo, caglesiota, del 1300 e rifata una bota. La parrocchiale la in mezzo al paese, fatta su in stile gotico de Cles. Bella glesia, alla sunta dedicata, val proprio la pena dal genoclada. La chiesa dedicata a Santa Maria Assunta di Mecher è menzionata in atti del 1328 e del 1354. Nel 1579 la vecchia chiesa fu considerata cadente e nel 1585 fu demolita. Fu rifabbricata per volere di Bernardo Clesio, impegnato a rinnovare importanti edifici con elementi gotici e rinascimentali. La nuova chiesa ripete, in dimensioni più ridotte, la parrocchiale di Cles, con 6 poderosi contrafforti angolari digradanti disposti secondo linee divergenti. L'interno presenta una navata unica, scandita in 5 campate dai peducci posti sulle pareti laterali a sostegno delle nervature lapidee della volta. Le cornici delle finestre sono formate da conici lapidei bianchi e rossi e impreziosite con vetrate storiate. Il campanile quadrangolare reca 2 quadranti sul prospetto meridionale e su quello settentrionale. Una cornice introduce la cella campanaria, aperta sui 4 lati da una manofora a tutto sesto. Sul lato sud della chiesa è presente un'interessante meridiana, datata 1787. L'arco santo, sostenuto da pilastri a profilo mistilineo, semiaddossati alle pareti, introduce all'ambiente, elevato da 2 gradini, del presbiterio. L'altare maggiore conserva una pala del XVIII secolo in cornice marmorea che raffigura la Madonna assunta in cielo sopra una nube sorretta da 4 angeli. Alcune delle tele che impreziosiscono le pareti laterali sono pale d'altare. Un'imponente tela rappresenta il Giudizio Universale, dipinta nel 1679 per volere dei Firmian. Interessanti l'acqua santiera in marmo rosso di Verona e il fonte battesimale datato 1792 sormontato da una struttura lignea con statue di battesimo di Gesù. Per na raccontà la Tresenza spolfar è stata paesi che sco in visitar. Teres con la glesia nuova edificata ai Santi Filippo e Giacomo dedicata. Po a Teres che il bel ridente paesot gianza San Giorgio affrezzata sopra e sotto. Nando avanti sdata al paese de Flavon, bel paesote, in una bella posizione. Dei spaure dei Flavon le sta feudo imperial,
per la posizione strategica in Laval. Bellissimo palazzo Spaur, casa dei conti, che a voler fermarsi ci in tra i monti. A Flavon c'è San Giovanni il Battista, una chiesa che l'è su cima alla lista. Edificata ante il 1200, per i baschenis le sta un grande evento. Il portale in stile rinascimentale, in pietra calcarea rossa e bianca, ha inserti tondi e semitondi, decorati in pietra nera di lato. Nel timpano è visibile l'affresco datato 1752, raffigurante l'agnello con la croce e decorazioni floreali realizzate da Giuseppe Foda di Savona. Al suo interno la chiesa è a un'unica aula, divisa in tre campate voltate a crociera contornata. L'interno presenta una serie di ricchi affreschi, probabilmente opera di Angelo Baschenis, rappresentanti il Cristo, gli evangelisti, i dottori della chiesa, l'incoronazione di Maria. E nell'abside vari episodi della vita di San Giovanni Battista, a cui la chiesa è dedicata. La parete sinistra è decorata con un affresco dedicato a San Nicola da Tolentino, mentre su quella di destra campeggia una Madonna in trono con bambino, datata 1485. L'altare maggiore seicentesco, in legno policromo, è decorato con alcune statue lignee cinquecenteschi, raffiguranti la Madonna in trono con bambino, San Giovanni Battista e San Vigilio, opera probabilmente di Sisto Freni, provenienti dalla chiesetta di San Valentino, non più esistente. Nella cappella di sinistra è murata un'epigrafe costruita in pietra bianca, databile al IV secolo d.C., a lungo considerata la lapide funeraria dedicata al vescovo Massimino. Accanto a quest'ultima è conservata una lapide della famiglia Spaur, in pietra bianca e rossa, realizzata nel 1554 su commissione di Bartolomeo Spaur. Gecuneo è un paese di chi fortunei, con due belle chiese e ben due castei. E la chiesa parrocchiale in mezzo al paese e San Lorenzo sgiornar pu de spes. C'è quel bel, misterioso castel Corona e castella Santa che lei in zona. Può arrivare a Den, che la ciapà il suo nome dai siori Denno, chi geva cin bel bastion. A Den, Gervasio e Protasio, chi santi, i sa gadagnana chiesa tra tanti. La chiesa in San Pero le la puvecla, splendidi affresci la genana secla. Sant'Agnès, le nauter bel gioiel de Den, sgiol proprio